10 anni fa, quando abbiamo presentato la prima relazione di bilancio, ci muovevamo attorno ai 220 milioni di euro in spesa corrente, un finanziamento locale che era costituito un terzo da trasferimenti statali, un terzo da entrate tributarie locali e un terzo da altre entrate. Ecco, adesso siamo poco sopra i 190 milioni, i trasferimenti dello Stato si aggirano attorno all'8%. I comuni hanno partecipato al debito pubblico per il 2,5%, e cioè il 97,5% non dipende dai comuni. Il contributo che sono stati chiamati a dare i cittadini dal punto di vista del taglio sono stati veramente spropositati. Sono diventato sindaco verso la metà del 2004. L'esigenza era quella di modernizzare la città, nel senso di dare risposta ad alcune esigenze forti che nel frattempo erano maturate. Bisogna essere più chiari. Un grande lavoro degli anni precedenti, possiamo dire dei decenni precedenti, per la costruzione del nuovo ospedale di Baggiovara, ma che non era ancora stato attivato. Da anni la città aveva messo in cantiere l'idea di un grande parcheggio, ma non era ancora stato individuato compiutamente il modo come realizzarlo. Dicevamo più liberi dal traffico, perché il sistema delle tangenziali aveva bisogno di essere fluidificato, e col sistema delle tangenziali tutta la mobilità cittadina. Ecco, questi sono stati alcuni degli obiettivi che per necessità di cose si sono soprattutto manifestati in opere da realizzare. Ma altre realtà, pensiamo al Festival della Filosofia, avevano bisogno di un intervento completamente diverso. Erano nate, avevano bisogno di essere organizzate come i fenomeni maturi. Il Consorzio per il Festival Filosofia, che si costituisce nell'aprile del 2009, 5 anni fa, muta la governance e anche l'efficacia del festival. Prima il festival era un patto fra gentiluomini, diventa un'istituzione. I soci hanno pari diritto, compare un consiglio di amministrazione che opera quindi con bilanci trasparenti, una assemblea che prende le decisioni strategiche, anche sorretta da un comitato scientifico internazionale, e immediatamente si fanno vedere dei nuovi sostenitori, la Camera di Commercio, la Fondazione Cassa del Risparmio di Carpi, la Confindustria, che già prima c'erano, ma il cui apporto viene consolidato. Questa formula consente soprattutto, nel tempo si è visto, diciamo, di modificare la politica culturale del festival. Il festival diventa in questo modo una piattaforma mobile molto integrativa, che è capace di diventare un attrattore non soltanto per la città ma per un territorio più ampio. I numeri vanno meglio in modo crescente, il festival continua a costare di meno anno dopo anno, ma nello stesso tempo altri numeri continuano a crescere. Non solo i numeri del pubblico, che è crescente, diciamo che negli ultimi 5 anni questa formula ha visto crescere almeno del 40% il pubblico, ma anche crescono il numero del cosiddetto moltiplicatore, cioè della possibilità di avere un impatto rilevante e importante sul tessuto economico delle città che lo ospitano. Poi un sogno nel cassetto, Museo Casa Natale Enzo Ferrari. Da alcuni anni la città aveva costruito con forza l'idea di un museo per la Casa Natale di Enzo Ferrari, ma
era appena partita la procedura e dovevano ancora essere individuati i profili progettuali che poi sarebbero stati realizzati. L'idea che questa terra di motori, Modena, come città che produce un particolare segmento della meccanica, che è quello dei motori, in particolare quello del motore da competizione e del motore di grande qualità. Beh, tutto questo è legato a Modena, perché qui ci sono le condizioni per farlo meglio, cioè la formazione tecnica è riconosciuta, la formazione tecnica è praticata, ha questa vocazione, si è formato un know-how sul territorio che ti porta in questa direzione. L'idea che Ferrari abbia fatto con noi questa bella operazione dei due musei, per cui quello che avevamo creato noi sul mito adesso entra con maggiore forza all'interno del sistema. E Maserati festeggi qua i 100 anni e anche loro ho capito che hanno un bel sogno nel cassetto, perché fanno propria questa idea di Modena, per me è una bella speranza. Qua noi raccontiamo la vita di Enzo Ferrari e a Maranello invece viene raccontata la storia della Ferrari, cioè delle automobili, delle gare, dei piloti e di tutto quello che è l'era recente. Noi abbiamo la gestione che è della Ferrari, ma il museo è un museo pubblico. Il passaggio che abbiamo fatto tra pubblico e privato è stato necessario per un semplice motivo, che oggi noi abbiamo voluto innanzitutto aumentare l'offerta di questo prodotto. Quindi noi abbiamo voluto forse investire di più in quella comunicazione per dire venite a Modena. La Ferrari ci può accompagnare in paesi a trovare visitatori che per noi sarebbero molto difficili da individuare, oppure che ci porterebbero via tante risorse. La Ferrari li conosce, sa dove sono, hanno, per rimanere in un termine moderno, una community che è mostruosa e sono sicuro che saranno sicuramente in grado di portare questo museo veramente dentro al loro mondo, però lasciandolo sul territorio di Modena. Il modenese dovrebbe, secondo me, arrivare a farlo suo questo museo, cioè a dire guarda, noi a Modena abbiamo i tortellini, abbiamo il nocino, l'aceto balsamico, il parmigiano reggiano, abbiamo la Ferrari, ma pensa, a Modena c'è ancora la casa dove Enzo Ferrari è nato. Io non mi stancherò mai di dirlo, cioè da qua è partito tutto. E da qua è partito un uomo che ha creato le basi di una vita sociale, intesa come fabbriche, come indotto di comunicazioni, e dove ha creato l'arte di lavorare sulle macchine. Modena è una città che è di per sé, come punto di partenza, molto bella. E come tutte le cose molto belle, hanno bisogno di adeguare questa bellezza alla funzione che le cose devono avere. È un tema che delle volte crea conflitto. Pensiamo alla nostra Piazza Grande, qualcuno vorrebbe che non si facesse nulla, niente fiere, niente iniziative. Il bello non è una cartolina, è il bello di una città viva. In centro è stato veramente un problema, abbiamo avuto in fine mandato questi due elementi di Piazza Roma e dei chioschi del parco. Quando Piazza Roma sarà liberata non è che sarà uno spazio vuoto, sarà uno spazio pieno di cose diverse dall'automobile e lo stesso del parco. Il bello non è che d'inverno ci sia l'abbandono e la tristezza di questi chioschi chiusi. Io voglio che anche d'inverno i giovani abbiano un luogo in cui possono andare e trovarsi e rendere vivo il parco, perché c'è un altro problema. Non si può parlare di sicurezza solo ed esclusivamente pensando ad applicare delle sanzioni o rafforzare i carabinieri. Ci vuole il contrasto alla criminalità, è fondamentale, è la precondizione per fare il resto, ma la sicurezza che vogliono i cittadini è quella di poter girare del parco anche d'inverno, perché se ti succede qualcosa hai un bar aperto, hai un servizio che ti viene dato e magari puoi darti anche appuntamento, così lo rendi con altre persone o con la persona a cui vuoi bene, perché ti puoi incontrare anche nei mesi invernali.
progetto per la riqualificazione di Piazza Roma nasce all'interno del programma del piano della sosta per Modena e quindi sulla ipotesi di liberare numerosi spazi pubblici del centro dalle auto con l'avvio del programma di costruzione del grande parcheggio del Novi Sad e la messa a pagamento e sistema di tutta la sosta al perimetro del centro storico. Si è partiti dalla presenza del Palazzo Ducale, quindi uno dei principali monumenti dopo il Duomo di Modena, monumento seicentesco ma soprattutto che evoca una stagione di Modena, Modena capitale, e quindi l'ipotesi di un progetto che con piccoli segni potesse valorizzare prima di tutto la facciata del palazzo e ristabilire un rapporto tra il palazzo e la città. Questo progetto è pensato per una frequentazione sostanzialmente pedonale, verranno inserite anche delle sedute, quindi comunque una fruizione di uno spazio che giornalisticamente è stato definito molto anche come salotto, ma in realtà semplicemente ridà la dignità di spazio monumentale a questo spazio. Noi crediamo che ripartirà anche una valorizzazione dei negozi, delle attività commerciali, naturalmente oggi limitate per la difficoltà a utilizzare pedonalmente e a fruire la piazza. I rapporti con l'università hanno visto in questi 10 anni consolidarsi con forza l'Università di Modena e Reggio Emilia come un sistema a rete di sedi che vuole rispondere alla globalizzazione della cultura, ma al bisogno di cultura del territorio e metterli assieme. Le opere che abbiamo realizzato in questi anni vanno innanzitutto dall'Aula Magna della Facoltà Medica e poi la nuova sede della Facoltà di Giurisprudenza, il nuovo centro per le staminali, l'allargamento della sede di ingegneria, la nuova sede della Facoltà di Lettere. Ecco, questo è il dato di cui c'era bisogno in questi primi anni, la modernizzazione, che è andato avanti e ad un certo punto ha incrociato un dato economico sfavorevole, e cioè la crisi economica. Ecco, qui è nato l'elemento caratterizzante del secondo mandato, come riuscire a dare risposte ad una crisi economica che mostrava dei tratti particolarmente significativi. Attenzione, si partiva da una condizione buona dal punto di vista complessivo della città, dal punto di vista dell'occupazione. Abbiamo raggiunto ad un certo punto una disoccupazione del 2,5%. A crisi inoltrata i nostri numeri sono molto più bassi di quelli nazionali. Sono numeri però a cui non siamo abituati, perché il 7% di disoccupazione per i nostri territori rappresenta un dato di vera criticità che noi abbiamo cercato di affrontare. In che modo? Innanzitutto con delle politiche volte a favorire in tutti gli ambiti il basso reddito, le famiglie, coloro che si trovavano in difficoltà, ma per rispondere a questi bisogni bisogna che sia l'economia ad avere la spinta trainante, cioè occorrono posti di lavoro, occorre che il lavoro delle imprese sia facilitato, occorre che le imprese producano reddito, occorre che le imprese siano internazionalizzate perché devono sapere esportare, perché l'esportazione rappresenta un dato significativo. Attenzione, una realtà come la nostra non dobbiamo dimenticare che è tendenzialmente la seconda realtà dell'Emilia Romagna, ma in molti casi il prodotto interno, in molti anni il prodotto interno lordo e l'export di Modena ha addirittura superato quello del capoluogo. Cioè c'è sempre un testa a testa che è significativo di una floridezza che ha bisogno di essere accompagnata. Noi abbiamo voluto questo bilancio in tempi ragionevoli per presentarci alla città in ordine. Dovete giudicare il nostro lavoro. Bene, fatelo sulle cose fatte o su quelle da fare, sulle scelte, sulla capacità di risposta del vostro comune. I nostri conti sono in ordine, non ci sono sorprese, non ne avrete voi, mi rivolgo ai cittadini di Modena, e non ne avranno i nuovi amministratori. E veniamo alla manovra prevista ad oggi per il 2014. Si parte da un fabbisogno di risorse di 26 milioni di euro
che sono quelli da trovare. Diciamo subito, attenzione, non è un buco di bilancio, cioè non è dovuto a maggiori spese rispetto al previsto, tutt'altro, ma è quanto serve per coprire soprattutto l'abolizione dell'IMU prima casa e circa 3 milioni e mezzo di ulteriori tagli dello Stato. La nostra proposta di bilancio prevede di coprire questi tagli con la riduzione della spesa, con la gestione dei contributi statali relativi alle detrazioni, con maggiori entrate non tributarie, con la TASI e con la rimodulazione delle aliquote IMU non prima casa. Altre risorse noi andremo a cercarle in un'ancora più attenta gestione della lotta all'evasione. Come noto, l'Unione Europea pretende che gli Stati abbiano i conti in ordine ed è rigorosissima l'Unione Europea. Ha chiesto che anche i comuni entrino in questo ambito, va bene. Ci sono comuni come il nostro che, dovendo perseguire questi obiettivi, ad un certo punto devono smettere di spendere i soldi che hanno. Siamo a 23-24 milioni di somme che non sono spendibili e noi speriamo che col prossimo anno questa cosa, almeno in parte, si sblocchi. Le imprese che dicono ma non mi paghi oppure mi paghi in ritardo, e noi dobbiamo dire le risorse le abbiamo ma non le possiamo utilizzare, e pensate, negli anni scorsi siamo arrivati anche a forme appunto di coordinamento con le imprese grazie alla Camera di Commercio che portavano a dire vi garantiamo col sistema bancario l'anticipazione attestando che voi questo credito nei nostri confronti l'avete. Ho avuto nella mia giunta degli assessori di grandissimo spessore che hanno colto che la forza del momento era quella di portare avanti in una idea di squadra le politiche. Si è sempre trovata la sintesi. Sempre vuole dire sempre. Bisogna costruire delle priorità. Sanità, servizi sociali, scuola, sostegno alle famiglie in rapporto al reddito e al venir meno della capacità lavorativa, avendo cura di mantenere alto il livello complessivo della città. E quindi la cultura deve rimanere estremamente forte e vivace. Il dibattito pubblico, la partecipazione dei cittadini deve rimanere altrettanto forte e vivace. Le politiche ambientali, avere una città ecologicamente sempre più sostenibile, andare avanti con la raccolta differenziata, un passaggio della raccolta differenziata in questi anni da meno del 30% a quasi il 65%, cioè più che raddoppiata, con dei livelli assolutamente straordinari per città di queste dimensioni, deve essere valutata come un elemento significativo. Andare avanti anche con la mobilità sostenibile, andare avanti con il miglioramento della qualità dell'aria. Devono essere politiche che anche in un periodo difficilissimo si portano avanti, chiedendo la collaborazione dei cittadini. Io credo che in questi 10 anni l'amministrazione comunale abbia fatto veramente tanto per il sistema di protezione civile. Ci siamo fatti conoscere, abbiamo fatto vedere cosa siamo in grado e il Comune è stato ben contento di stimolarci a crescere. Abbiamo espresso necessità di avere dei punti logistici sul territorio della città e appena c'è stata l'occasione questa cosa è stata fatta. Il parco attrezzature si è ampliato. Sia per l'esperienza del terremoto nel nostro territorio che per il discorso alluvione sono due argomenti su cui abbiamo studiato, passateci il termine. Il nostro volontariato ha operato in Abruzzo, ha operato anche in altre situazioni analoghe precedenti a questa e quindi ha fatto di quegli interventi, ha fatto esperienza, ha fatto tesoro. E appena rientrati dall'emergenza, subito sono stati messi in campo corsi e addestramenti specifici per poter far fronte a un evento di questa natura.
La nostra attività è come quella che fa una qualunque squadra di calcio, si allena per essere pronti per la partita. L'unica differenza è che la squadra di calcio sa quando farà la partita, la nostra partita quando arriva, arriva e bisogna farsi trovare pronti. Io faccio la volontaria per il servizio civile proprio perché è un'esperienza da provare, un'esperienza di vita che aiuta poi nel tuo futuro e anche nella tua crescita personale. Io è da 10 mesi che faccio questo servizio. Quando ho visto queste famiglie bisognose mi sono sentita un po' a disagio effettivamente perché comunque erano tutti problemi che io non mi ero mai posta. All'inizio mi ero sentita molto a disagio perché non sapevo soprattutto come aiutarle, poi comunque sono riuscita a migliorare la situazione di queste famiglie. Noi cresciamo con l'esperienza e loro crescono aiutandoci. Viene da dire, ma come rispondiamo al cittadino che dice risolvetemi questo problema, tu comune sei il più vicino, quindi io mi rivolgo a te. Man mano che i cittadini si spiegano queste cose, aumenta il rapporto di fiducia. Cioè noi, ad esempio, in questi anni con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni di categoria abbiamo avuto un rapporto intensissimo. Questo non vuol dire che andiamo più d'accordo di prima, perché quando si è in una posizione in cui bene o male si è controparti è evidente che non ha neanche un gran senso porsi questo problema. Però bisogna che i cittadini, le imprese, i sindacati continuino a considerare il comune la loro casa. Io ho deciso di aderire all'iniziativa Agenzia Casa per un passaparola. Avevo l'appartamento di mia madre, praticamente, che era sfitto. Ho pensato di usufruire di questa opportunità perché ero sicura e tranquilla di poter avere un affitto sicuramente inferiore a quello che avrei avuto se avessi trovato un privato, ma certamente scevro da ogni problematica. E infatti poi questo si è avverato, io sono molto contenta, sono quasi 5 anni che abbiamo questo appartamento in affitto, problemi non ce ne sono mai. Annualmente mi fanno una verifica dello stato dell'appartamento, mi viene mandato a casa il resoconto che tutto è in ordine e le cose vanno tutte bene, sono come le abbiamo lasciate. È un progetto importante ed è una cosa ben fatta. Secondo me è anche eticamente molto corretto perché aiuta tante persone in questo momento di difficoltà ad accedere a un appartamento senza sborsare delle cifre stratosferiche di cui magari non sono in possesso. Bisogna dare slancio all'economia. Perché si pensa al palatipico, cioè ai nostri prodotti tipici, in un momento come questo? Perché hanno rappresentato un ammortizzatore fortissimo in questi anni. Cioè noi abbiamo un livello di disoccupazione migliore rispetto ad altre città proprio per questa caratteristica. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama Stati Generali, in cui noi, nel confronto con i cittadini, abbiamo continuato a dibattere e a dire come deve strutturarsi il welfare locale, l'istruzione, la sanità e, dicevo, soprattutto l'economia. Come portare a Modena innovazione? Noi abbiamo portato avanti questa iniziativa che abbiamo denominata Effetto Modena, perché è quello che noi volevamo costruire per determinare una conseguenza, cioè un effetto virtuoso sulla nostra città. Pensate a questo centro che abbiamo istituito, che si chiama Demo Center, assieme a Camera di Commercio, enti locali e università, che guarda al trasferimento tecnologico. Una impresa ha bisogno di migliorare il proprio prodotto perché ha una caratteristica critica che vuole superare. Va a questo centro che si chiama Demo Center, che si mette a girare finché non trova se c'è già un prodotto che ha questa risposta.
cose singolari, abbiamo avuto contatti con ditte, microimprese addirittura sudamericane che avevano già risolto il problema, oppure si è data a questa azienda la possibilità di dire: guarda, il tuo prodotto va bene, ma c'è già chi è più avanti di te, lo ha riformulato in questo modo, addirittura si sono creati legami per nuove tecnologie. Priorità, ma attenzione, il comune è un sistema che deve andare avanti nel rispetto dell'ambiente, nella valorizzazione della cultura, nella valorizzazione della vita sociale. Queste sono state le nostre preoccupazioni. Un periodo molto bello di creatività e di musica italiana che Modena ne è stata l'artefice. Tantissimi bei ricordi, tanta musica, tanta energia. Abbiamo inventato a Modena i nidi aziendali territoriali, e cioè abbiamo fatto accordi con singole aziende per cui questi nidi d'infanzia ospitano sia bambini figli dei dipendenti, sia bambini che sono tratti dalle graduatorie comunali. Questo, fra l'altro, grazie appunto a questa norma, ha significato anche per il Comune un notevole risparmio, cioè proprio una politica innovativa anche dal punto di vista finanziario, perché ovviamente l'accordo è che il Comune compra dall'azienda il servizio per i bambini tratti dalla propria graduatoria al costo che l'azienda viene ad avere. Nel nostro territorio sono presenti diversi nidi convenzionati, e tra cui anche diversi nidi aziendali. Il nido convenzionato è un nido che offre, a livello di qualità-prezzo, sicuramente una soluzione ideale per le amministrazioni comunali, in quanto appunto la struttura proprio nido d'infanzia ha un costo abbastanza alto e attraverso le convenzioni con i comuni possono avere la stessa qualità e con un prezzo inferiore. Sono stati fatti anche dei sondaggi per valutare davvero se questa qualità è a pari merito dei nidi comunali e si è arrivati alla conclusione che così è. Per migliorare maggiormente, ulteriormente il servizio, sicuramente servirebbe molta più flessibilità. E abbiamo servizi che sono sì innovativi, abbiamo tipologie di orario flessibili, ma non così tanto. Nel senso che ci sono grandi città come magari Milano, Roma, dove si offrono già delle tipologie orarie molto differenti, cioè con apertura alle 6 del mattino, alle 8 di sera, cioè quindi un servizio più completo per i turnisti, per chi lavora, quindi sicuramente la flessibilità oraria è ancora una cosa importante da mettere a punto. E rispetto alla qualità stiamo lavorando davvero tanto, cioè la fascia 0-6 è una fascia d'età dove, grazie a una legge regionale che esiste dal 2001, che ha portato davvero a dei grossi cambiamenti, e siamo dei servizi sempre in continua evoluzione. Blu, rosso, blu, rosso, blu, rosso, rosso, vedete? Blu, rosso, blu. Un altro aspetto che voglio sottolineare è questo: alcune opere sono rimaste al palo. Mi riferisco in particolare a due grandi progetti, uno è quello delle ex fonderie e l'altro è quello della ex azienda municipalizzata. Due progetti molto ambiziosi che avranno bisogno nei prossimi anni di essere rivisti, perché sono cambiate tante cose e nel frattempo sono cambiati anche gli equilibri in città fra quello che fa il comune e quello che fa la fondazione. Quindi ovviamente questo è un elemento che ci fa riflettere. Quando cambiano le condizioni economiche, ovviamente anche certi disegni devono essere ridimensionati.
Per quanto riguarda il resto, pensavamo anche qualche cosa di più per i nostri dipendenti, e cioè pensavamo di non dover stressare il sistema comunale per effetto dell'impossibilità di assumere. Questo è un grande rammarico, perché si accompagna a queste leggi nazionali che hanno sostanzialmente bloccato gli aumenti di retribuzione e hanno costretto anche i dipendenti a fare con molto meno. Questi sono aspetti diciamo che derivano ovviamente dal fatto che le cose sono cambiate, e anche qui starà al nuovo sindaco riuscire a costruire ulteriori elementi di innovazione per poter rispondere anche a queste esigenze.